Fish Experience, un mare di storie da raccontare, presentata alla settimana di eventi a Mola di Bari dal 23 al 30 giugno. Sono soddisfatto di vedere il nostro progetto in un evento di più ampio respiro come Gustiamola. Un'inclusione che ci inorgoglisce, così Pasquale Re Davide, presidente del GAS Sud-Est Barese, alla conferenza stampa di presentazione alla città metropolitana di Bari. Confido nella replicabilità di questo evento, sempre con lo stesso format di partecipazione e coprogettazione. Presidente, il GAL è attore importante e significativo in questa tipologia di eventi. Fare sinergia quindi è ormai indispensabile? Sinergia senz'altro. Con questa nuova programmazione del GAL abbiamo anche un'altra misura che è quella dei vecchi GAC, quindi interventi sulla costa. E questa nuova programmazione, abbiamo due comuni, a Mola si è aggiunto anche Polignano a Mare, questo non ci fa che piacere ovviamente, e stiamo già intervenendo per lo sviluppo culturale della costa del nostro GAL, in questo caso di Mola e Polignano. Questo è un altro intervento che si aggiunge ai interventi già in parte fatti, che sono per le infrastrutture. Stiamo quindi facendo uscire dei bandi, sono usciti alcuni e ne stanno uscendo altri per creare nuove infrastrutture, però questo è invece, su, sappiamo benissimo, è solo sviluppo culturale del territorio, ed è un'iniziativa molto molto carina che si vedrà sviluppata sui due comuni per 3 anni consecutivi. Grazie mille Presidente. Grazie a lei. La prima tappa di Fish Experience, un mare di storie da raccontare, comincia il 23 giugno a Mola di Bari. Targata GAS Sud-Est Barese e realizzata in coprogettazione con l'amministrazione comunale di Mola di Bari ed il Teatro Pubblico Pugliese. Si svolgerà nei luoghi del cuore della città, che per l'occasione si trasformerà in un caleidoscopio di meraviglie di arte, enogastronomia e spettacolo. Gustiamola rappresenta un altro tassello significativo per il rilancio di questo importante borgo marittimo. L'entusiasmo c'è, la voglia di far bene altrettanto, tutti gli attori presenti e coinvolti in questa operazione di promozione della sua città? Sì, assolutamente sì, l'entusiasmo c'è, perché così come abbiamo rappresentato questa mattina, Gustiamola rappresenta l'avvio della programmazione estiva, frutto di un lavoro di coprogettazione fra le varie realtà associative molesi. A questo poi, naturalmente, lavorando giorno dopo giorno, si è aggiunto un elemento fondamentale, che è quello della collaborazione con altri enti territoriali in cui Mola di Bari fa, diciamo, la sua parte. Mi riferisco al GAL, mi riferisco al Teatro Pulgo Pugliese, a Puglia Sound, al Locomotive Jazz Festival. Davvero credo che sia un buon modello da replicare, ecco perché tra l'altro la scelta di tenere una conferenza stampa nella città metropolitana di Bari. Gustiamola è l'evento principale, assieme ad altri, dell'estate molese, ma rappresenta un caleidoscopio di un territorio che va al di là di Mola e che si vuole mettere in mostra, perché io ritengo assolutamente indispensabile promuovere attività culturali e politiche turistiche che non riguardino solo ed essenzialmente i nostri comuni singoli, ma che diciamo offrano un'offerta integrata della nostra proposta. Se lavoriamo da soli siamo delle piccole realtà, lavorando insieme invece riusciamo a realizzare cose particolarmente interessanti e quindi naturalmente ad essere molto più attrattivi. Grazie mille Sindaco. Grazie a voi. Assessora, la città di Mola riparte e ha deciso di farlo in sinergia con più attori preposti specializzati nella comunicazione e promozione del territorio. Sì, Gustiamola sarà un grandissimo evento che vede importanti partner. Infatti Gustiamola è organizzata dal Comune di Mola in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con Puglia Sound, con l'AIS Murgia, con Conf Cooperative, con la Conf Commercio e tanti altri partner importanti che rendono importantissima questa manifestazione, che sarà davvero ricca di appuntamenti, a partire dal 23, dove avremo l'inizio con i Locomotive Jazz Festival, altro importante partner di questa manifestazione. E Gustiamola inizia proprio dal mare, cioè dal nostro patrimonio più bello, perché inizierà con un concerto musicale che arriverà proprio dal mare per poi interagire con altri artisti che saranno presenti sul Molo di Bari. E altre novità, nel senso che si potrà
degustare anche tutta la nostra ricchezza enogastronomica del pescato molese, ma sarà soprattutto possibile visitare tutto il patrimonio culturale di Mora, perché sono previsti tour, sono previsti gite in mare, insomma una settimana davvero ricca dalla mattina alla sera. Grazie mille assessora. Niente, grazie. Buon lavoro. Grazie. Siamo in compagnia di Lino Manosperta, Teatro Pubblico Pugliese. Il Teatro Pubblico Pugliese è onnipresente. Quali le sorprese che ci riserva in questi 8 giorni? Incroceremo un nostro progetto di cooperazione europea che realizziamo con la regione Abruzzo e le Marche Teatro, il nostro omologo delle Marche, e 3 comuni della Croazia. Sono 3 comuni importanti turisticamente, ne cito uno che è il comune di Poreč, che fa 8 milioni e mezzo di posti letto venduti all'anno. Essendo più piccolo di Mola, capite bene che cosa stiamo parlando? Sì, è un punto di riferimento per noi, perché loro hanno come un vero sistema industriale del turismo, lavorano su tutti i settori del turismo, dal turismo culturale a quello balneare, a quello familiare, a quello sportivo, a quello della salute. Hanno moltissimi alberghi. Quando d'inverno non c'è nessuno, trasformano le loro piscine in centri di benessere. E sono estremamente visitati da tutti. Per 8 mesi all'anno l'occupazione dei posti letto a Poreč non scende sotto il 50% e ne hanno oltre 150.000. Lì nel suo intervento ha parlato di aggregazione e metodo. Sì. Le due parole non hanno senso se sono separate. Non ci si può aggregare senza un metodo e non si può avere un metodo nelle politiche, diciamo, economiche, sociali, che non preveda la sinergia tra vari soggetti.